Fratelli bianconeri e non, buonasera. Allora, andavamo incontro all'ultimo fine settimana calcistico e adesso il campionato è finito, da circa una mezz'ora, poco più. Il quale campionato ha dato dei verdetti, alcuni fino a una settimana fa, che erano impensabili. La salvezza del Crotone, ad esempio, è stata una cosa che, se ripensiamo a 3 domeniche fa, era una cosa, con la Juventus poi di mezzo, era una cosa impensabile. L'Empoli, che è stato davanti fino praticamente a stasera, finita, hanno perso a Palermo, quindi salutiamo l'Empoli e a un presto ritorno in Serie A. E complimentiamoci col Crotone, che devo dire è anche una salvezza davvero meritata, perché è una squadra veramente che quest'anno ha lavorato veramente tantissimo e ha lavorato molto bene. E il risultato finale è sicuramente frutto di tutto questo. Il campionato è finito, quindi archiviamo anche la stagione 2016-2017 e aspettiamo il prossimo. È finito per tutti, tranne ovviamente per noi della Juventus, che fra 6 giorni ci aspetta la partita più importante dell'anno. Cosa dire di questo campionato? Innanzitutto, un saluto doveroso va a chi ci lascia. Stasera ho sentito il discorso di Francesco Totti davanti al suo pubblico, è stato un discorso anche per certi versi sicuramente commovente. Francesco lascia Roma dopo 28 anni di calcio, quindi da quando era ragazzino a poco più, è cresciuto in quella squadra, in quella città e ha fatto meraviglie in quella città, una città che l'ha sempre adottato come un figlio, l'hanno sempre amato forse sopra ogni limite e questo per certi versi Francesco ce l'è meritato. Anche lui ha avuto i suoi momenti di non classe, diciamo così, però le giocate, alcune giocate che ci ha fatto vedere sicuramente rimarranno nella storia del nostro calcio. Io però a proposito di questo voglio aprire una piccola parentesi dicendo una cosa. Quando si ritira un grande del calcio e si ritira soprattutto una bandiera, si tende sempre a leggere quella frase che dice: bandiere come lui non ce ne saranno più. Io, per carità, con tutto il rispetto per Totti e per chi prima di lui ha smesso e per chi dopo di lui smetterà, però le bandiere nel calcio ci sono sempre state e le bandiere nel calcio ci saranno sempre. Adesso, per esempio, il posto di Totti alla Roma lo prenderà De Rossi. Perché mi sembra che anche De Rossi sia nella Roma da un periodo lunghissimo, no? Nella Juventus c'è Buffon, quando smetterà Gigi saranno lacrime per i tifosi juventini. Ecco perché io vi dico sempre che io non sono così sentimentalista. Devo dire, il discorso di Francesco stasera alla sua Roma ha colpito anche a me, questo non posso negarlo. È stato un discorso molto bello, profondo, dal cuore e sicuramente i tifosi giallorossi si sono sentiti privilegiati di poter tifare per un campione così. Però, ripeto, Totti se ne va, ci lascia. Grazie delle giocate, Francesco, grazie di tutto, sei stato un grande avversario. Ti ricorderò da avversario, molto volentieri perché lo meriti, però morto il Papa, se ne fa un altro. La Roma da domani dovrà ricominciare, comincerà senza Totti e sono convinto che, come ho detto in altre occasioni, forse si è tolta un peso dallo stomaco la società Roma. Francesco, cosa augurargli? Io gli auguro a Francesco tutto il bene della vita, che decida di fare la cosa che ritiene più giusta, se vuol continuare a giocare, magari all'estero. Per qualche anno, se vuole ritornare, tanto un posto nella dirigenza giallorossa lui ce l'avrà sempre. Totti è stato un grande del calcio, per tale va riconosciuto. Ripeto e ribadisco: complimenti, Francesco. Buona vita, è stato un piacere.
Detto questo, e aver ringraziato il grande campione Francesco Totti, non dimentichiamoci che stasera dall'Inter se n'è andato definitivamente Rodrigo Palacio, che non è certamente un giocatore del calibro di Totti, perché Totti ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale. Non credo che Palacio abbia fatto altrettanto, però comunque lascia l'Inter e sicuramente i tifosi interisti avranno avuto modo di ringraziarlo. Detto questo, veniamo a quello che si è visto sui campi. Allora, quello che si è visto sui campi oggi è l'ultima domenica di campionato. A parte il discorso salvezza e la diatriba tra Roma e Napoli per sapere chi delle due andare in Champions, insomma, non c'era poco altro da seguire, no? Devo dire che ho visto un Milan a dir poco disastroso, un Milan veramente che... Cioè, della serie lasciamo perdere, perché il Milan ha veramente dei giocatori che non sono da Milan. Ora, con tutto il rispetto parlando, è il bene che io posso volere a un giocatore come la Padula, ma un giocatore come la Padula non può stare nel Milan. Cioè, la Padula è un giocatore che sta bene in squadre che lottano per la retrocessione. Se sta al Milan deve dividersi tra panchina e tribuna. Non è un giocatore che può giocare... Cioè, fino a che il Milan annovererà nella sua squadra questo tipo di giocatori, ripeto, con tutto il rispetto per la Padula, perché è un bravissimo ragazzo, per carità, però è un giocatore che non sono per questo Milan va bene, per questo Milan qui. Detto ciò, mi auguro che il Milan faccia in fretta a risalire la china, perché abbiamo bisogno dei nostri squadroni. E cosa dire della Roma? Roma-Napoli. Napoli è una macchina da guerra, ormai si è ridotto che dove va vince, non si ferma più. Caro Napoli, mi dispiace per te, hai perso tre o quattro partite, cioè hai perso i punti in tre o quattro partite dove purtroppo avresti dovuto farli. Probabilmente avresti vinto lo scudetto. Napoli ottimo, gioca benissimo come sempre, però ripeto, il Napoli e la Roma sono due squadre che ora che facciano il salto di categoria, perché ormai questi piazzamenti secondo, terzo, secondo, ormai basta. Il Napoli ha fatto una stagione memorabile, però per andare in Champions doveva prepararsi un mese prima. Insomma, qualcosa non quadra. Detto questo, cosa dire della Roma? La Roma aveva questo obiettivo, aveva l'obiettivo del secondo posto per non fare la Champions partendo dai preliminari. Ci è riuscita, ma ci è riuscita molto a fatica. Io oggi la partita della Roma l'ho vista tutta, l'ho vista, e devo dire che la Roma ha faticato tantissimo, sentiva tantissimo il peso di questa partita, e il Genoa è stato veramente bravo perché non gli ha regalato assolutamente nulla, anzi vi dirò, il 3-2 per la Roma non è demeritato, sia ben chiaro, però il Genoa, se avesse portato via un pareggio, non avrebbe rubato moltissimo, devo dire la verità. E la Sampdoria invece contro il Napoli, praticamente, non dico che non ci sia stata partita, ma quasi, per cui è tutta un'altra storia. Solita partita dell'Inter, che quando c'è da fare grandi partite le fa sempre quando non servono. 5-1, se non erro, è finita la partita contro l'Udinese. Della serie salutiamo bene il nostro pubblico e poi arrivederci a Staltrano. Partita che assolutamente è la classica partita in stile Inter. Della serie vinco quando conta poco, quasi niente, per non dire niente. Per il resto, ragazzi, direi che anche stasera poco altro da aggiungere, perché chiaramente abbiamo visto comunque anche oggi delle discrete partite, perché ripeto, Roma-Genoa è stata bellissima, Napoli-Sampdoria è stata bella, devo dire che si sono viste delle belle partite, le delusioni provengono sempre prevalentemente da quelle due, quindi auguro alle due di poter fare dei mercati sontuosi, anche se io continuo ad avere i miei dubbi, perché ripeto, sono convinto che sarà un mercato scoppiettante, però non so perché, sono due società ancora, le due milanesi, che non mi danno molta fiducia a oggi. Vedremo che succederà andando avanti. Una piccola cosa invece la voglio dire su Donnarumma, perché su Donnarumma ne avevamo già parlato qualche video fa, e io continuo a rimanere della mia idea, e non è discostante da quella che hanno sentito i miei amici a Torino. Ora, è chiaro, e lo ripeto, il problema più grosso è quello di Mino Raiola, col quale anche stasera mi sembra che anche Montella nella dichiarazione
abbia fatto capire dicendo io non devo nessuna spiegazione a Mino Raiola. Io credo che Montella non abbia parlato bene perché il giocatore è di Mino Raiola, quindi che Montella non debba dare nessuna spiegazione a Mino Raiola forse non è molto giusto, nel senso che Montella vuole sapere cosa vuol fare Donnarumma, giusto? E fin qui ci siamo. Però è anche Montella che deve dire che cosa è in grado di offrire a Donnarumma, e questo lo deve dire a Raiola, non deve dirlo a me, lo deve dire a Raiola, perché se Raiola ti dice il giocatore lo faccio rimanere a Milano, però voglio questo tipo di contratto, questi soldi e voglio delle garanzie sulla squadra. Io non so se in questo momento le garanzie su questa squadra il Milan gliele sappia dare. Ripeto e ribadisco, parlando di mercato brevissimamente, stanno girando delle notizie che non so dire se siano veritiere, per me sono fasulle, però nel calcio non si sa mai. Allora, si sta parlando di Morata al Milan per 60 milioni di euro. Boom! Si sta parlando di Di Maria, che sarebbe vicinissimo all'Inter, non so per quanti milioni di euro. Boh! Premetto che Di Maria è un giocatore che prende 10 milioni di euro a stagione di stipendio. Boh, non lo so, beato chi se lo può permettere. Io però credo che siano un po', come posso dire, dei gran rumors, ma poco di più. Per cui, ragazzi, stiamo a vedere che succederà, sono molto curioso. Per il momento, buon campionato a tutti, per l'inizio dell'anno prossimo. Questo è finito, l'abbiamo vinto ancora noi dalla Juventus. L'anno prossimo, se le squadre non cominceranno veramente a comprare mattoni importanti, dubito veramente che la Juventus non parta da favorita anche l'anno prossimo. Per il resto, ragazzi, per il momento Demon vi saluta, grazie come sempre per avermi ascoltati, forza Juve e come sempre fino alla fine. Ciao a tutti.